partenza. Wish me luck. Ciao, non prendere il virus. Ragazzi, io sto in partenza, sto andando verso il coronavirus. In realtà stiamo andando a Roma, che vado a trovare la mia ragazza Ele. Dovevamo stare a Milano, però no, abbiamo preferito di no, anche perché hanno chiuso il Politecnico, quindi comunque non avrebbe avuto senso, perché non avrebbe avuto le lezioni. Quindi invece vado a trovarla a Roma. Non so come sarà il viaggio, non so se mi fermeranno oppure no in aeroporto, se ci sarà gente con le mascherine, se ci sono quelle che mi misurano la febbre. Comunque io spero che non ci sia troppo allarme, che si possa comunque continuare a vivere la vita, ma usciamo e andiamo a vedere. Ragazzi, ci abbiamo fatta ad arrivare in aeroporto, meno male. Ci stava un po' di gente con le mascherine, ma manco così tanto. Comunque sono stanchissimo, perché stamattina mi sono svegliato alle 5, perché dovevo finire alcuni dei programmi, dato che c'è gente, alcuni dei miei clienti al nord, che devono iniziare ad allenarsi da casa, almeno per la prossima settimana, perché hanno chiuso il Politecnico, hanno chiuso le palestre, tutte queste cose qua. Quindi se vediamo a Fiumicino mo se mi fanno storie per entrare oppure no. Io non vedo l'ora di vedere Ele, però è tutto ok. Ciao. Ci siamo? Ragazzi, siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta. Siamo qua con Ele. Sei contenta che sono venuto? Sì. Nonostante il coronavirus. Forte, vuoi verde? Mi distrai. Comunque sì, sono venuto qua. Devo dire che in aeroporto mi hanno solo fatto il controllo della temperatura, quindi nient'altro di misura greve. Non è che boh, c'era gente con le mascherine, ma quello anche a Barcellona quando sono partito, quindi è un po' solo per precauzione. Però quando sono partito erano 130 casi, adesso sono 250. Quindi onde evitare che mi blocchino in quarantena quando provo a tornare a casa, abbiamo deciso con Ele: vengo un giorno, ci vediamo come minimo. Se riesco sto un po' di più, e altrimenti sono venuto e faccio tocca a fuga. Sì, una fame assurda, amore. Sì. Sì, anche tu o no? Sì. Io non ho fatto colazione, quindi io sto digiuno. E niente, vi faccio vedere quello che ci prendiamo. Ragazzi, è ora del pranzo. Io ho sempre voluto provare questo posto, si chiama Antico Traiano. E le... sei pronta? Mm-hmm. Sai già cosa prendi? No. Vediamo un po', io penso di pizza e di secondo. Vediamo com'è. Ragazzi, sono arrivati i piatti. È arrivato prima il tonno, che sembra veramente buonissimo. Guardate qua che roba, con i pistacchi. In realtà non è tanto impanato, c'è scritto impanato. Sì. E un po' di insalatina, un po' di verdurine, e l'ha preso la stessa cosa, e il tuo pane, amato pane. Manca solo una cosa. Aspetta la pizza, ecco che è arrivata anche questa pizza, pazzesca. Ragazzi, primo boccone della pizza. Questo. Siamo rientrati a casa e Ele è carinissima, mi ha fatto. Ma sta facendo il tè. Questo è tipo il pack segreto di Ele dei tè. Io ti consiglierei questo, perché secondo me ti piace. Vaniglia, mandorla, vai, andato. E in più mi ha tagliato qua un pochino di frutta. Cos'è che ci hai messo? Mezza mela, penso delle fragole, e mezzo kiwi, qualcosa così, sembra buonissimo. Piccolo snack. Ragazzi, sono le 9 di sera, Ele è stata gentilissima che mi ha cucinato, mi ha fatto la cena. E quando sto con te mi fai sempre mangiare bene, eh? Hai fatto vedere che beve anche pantaloni della tuta che ho? No, pantaloni della tuta, pigiamino, vi faccio vedere quello che ha preparato Ele. Abbiamo qua, quanti bianchi d'uovo hai fatto? Tre bianchi d'uovo, ci abbiamo un mini finocchietto, però perché me lo sono già mangiato prima. Poi qua ho deciso di fare come fonte proteica questi fiocchi di latte senza lattosio, e ci li sto mettendo sopra questi crostini integrali della Buitoni, oppure un pochino di pane anzimo, e le altre proteine vengono appunto qua dai bianchi d'uovo. E accanto mi sto anche bevendo questa Peroni Chill Lemon, che dovrebbe essere una radler, che devo dire che è molto molto buona. Quindi questa è la cena per stasera, dato che oggi è pranzo, abbiamo mangiato un pochino di più. Questo è il mio, e vediamo io invece cosa ha fatto per lei. E che cosa sono? Zucca? Finocchi, e poi ci stanno i gamberetti. Un miscuglio, avete capito che a lei le piace fare i miscugli. Guardate lì che bello. Se volete vedere altri What I Eat in a Day, vi lascio qua. Sto scherzando. No. Vi lascio il link al canale di Ele, che fa tutti i What I Eat in a Day super super carini. Vi mostra anche delle piccole ricettine, ve lo consiglio. Eccoci qua. Hai visto, amore, che ce l'abbiamo fatta a vederci? Volevo parlarvi a voi ragazzi. Niente, che io e Ele abbiamo
ci stava la possibilità che non ci saremmo visti, perché come sapete lei c'aveva gli esami, non so se vuoi spiegare un attimo. Vabbè, la sessione noi ce l'abbiamo sia a gennaio che a febbraio, vabbè questo lo saprete probabilmente, quindi chiaramente tutto gennaio ci siamo visti per il tuo compleanno. E poi in due giorni proprio rapido, sì, rapido. Perché comunque stavo sotto esame, sì. Poi ho avuto altri esami a febbraio, e poi da quando sono tornata da Milano dopo gli esami, sembrava tutto a posto, dovevamo vederci poi pure per il rientro delle lezioni. Praticamente avevo deciso di andare a Milano e stare a Milano una settimana intera, che dopo probabilmente non ci siamo... Magari direte, capirai, una settimana intera con la tua ragazza, wow! Però per noi che facciamo long distance è tanto, soprattutto perché praticamente non ci siamo visti per 3 settimane, poi ci siamo visti per un paio di giorni, poi di nuovo non ci siamo visti per 3 settimane, e poi con questa cosa del coronavirus, Ele, il Politecnico è chiuso, Ele ha deciso di rimanere a Roma, io che avevo preso, io avevo preso una settimana a Milano e Airbnb e tutto per stare insieme da soli, farci diciamo questa vacanza di una settimana, invece c'è stato il coronavirus e quindi la cosa più intelligente da fare in realtà, è che sia tua madre che mia madre dicevano, era Giulio non andare proprio in Italia, perché poi non solo rischi molto di più perché ti avvicini all'epicentro del coronavirus, ma in più che succede se poi quando torni in Spagna non ti fanno passare perché ti quarantinano, queste cose qua. È il vero problema, perché poi alla fine... Sì. Però se non fossi venuto, magari che ne so, sarebbero passate un'altra settimana, altre 2 settimane, altre 3 settimane che non ci vedevamo, che sarebbero state 5-6 settimane. Ed è per questo che dico che tu meriti di più, perché non ci vediamo comunque quasi mai. E volevo veramente provarci almeno per venirti a vedere... Sì, in queste 3 settimane. Questo. Sì. Cioè, comunque, quando uno fa una relazione a distanza ne è consapevole poi delle svolte che avrai, che sarà difficile, ok? Cioè, sì. Perché magari, ecco, noi ci eravamo iniziati a vedere l'estate, ne staremo nemmeno te ne rendi conto, capito? Poi però quando ricomincia il momento, ecco, del lavoro, dello studio, dell'università, uno sta a Milano, uno sta da un'altra parte, cioè non... La diventa pesante. Poi, vabbè, quando c'è tutto il flow dell'università, della scuola, così, ok, c'è da fare questo, c'è da fare quell'altro, quindi diciamo che più robe da fare, meno te ne accorgi, tranne quando arrivi tipo la sera e dici, sarebbe carino tipo mangiarci qualcosa insieme, scambiarci le chiacchiere. Infatti. Però, tipo, quando è tutto un go, 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 ok, ce la fai. Però quando è tipo sta settimana, senza esami, così, cioè, una coppia normale sta tutti i giorni insieme, c'è tutti i giorni insieme, noi non lo facciamo. Sì. E quindi ovviamente molto probabilmente non sarei dovuto venire, però ho detto faccio questo sforzo, siamo felici perché adesso siamo insieme. È un rischio in più, però secondo me ci serviva veramente per poter stare un pochino di più insieme, che quello che abbiamo visto noi, almeno se fate long distance comunque dovreste provare a vedervi il più, più possibile, massimo per noi abbiamo visto 2-3 settimane massimo. Sì. Se no diventa un po' difficile, non si conosce, soprattutto noi che siamo abbastanza indipendenti, poi tipo c'è troppo distacco tra le due vite, diciamo. È quello. Vabbè. Ci siamo. Io vi ringrazio a tutti per aver visto il video, mi raccomando, se vi è piaciuto lasciateci un bel like, andate a vedere il canale di Ele che sta mettendo un sacco di video, lasciatemi un commento, ricordatevi il 5 marzo partiamo a bomba con la nuova serie di definizione, quindi niente. Forse partecipo anche io. Magari. Beh. Vediamo ma che succede col coronavirus. Probabilmente di shredding. Ciao, posso fare. Ma. Se siete del nord state al sicuro, ragazzi, non andate troppo nella folla e niente. Vi ringrazio per la visualizzazione, ci vediamo al prossimo video.